Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno in Russia. Pensate infatti che la Corte Penale Internazionale dell'Aia avrebbe, diciamo così, dato un mandato d'arresto nei confronti di Vladimir Putin, l'attuale presidente russo, perché sarebbe ritenuto come responsabile di crimini di guerra, di deportazione illegale di bimbi, ma anche di trasferimento non legale, quindi illegale, di bambini dalle zone occupate dell'Ucraina alla Russia, al territorio russo. Ok? Pensate che non ci sarebbe soltanto un mandato d'arresto nei confronti di Putin, ma addirittura nei confronti di Maria Alexeyevna Lvova-Belova, che è la commissaria per i diritti dei bambini nel Cremlino. I reati sarebbero stati compiuti in particolare proprio in Ucraina dal 24 febbraio 2022, quando proprio, vi ricordo, è scoppiata la guerra in Ucraina tra Russia e Ucraina. Va bene? Una svolta importante in un'inchiesta avviata diverse settimane fa. Dopo l'invasione della Ucraina, il presidente russo sarebbe accusato di aver deportato diverse migliaia di bimbi ucraini in Russia. La medesima accusa per Maria Lvova-Belova, commissaria di Mosca per i diritti dei bambini. Va bene? Vi ringrazio per l'ascolto, per la visione. Bisognerà adesso cercare di capire e barra comprendere quello che accadrà in futuro. Ma nonostante tutto questo, pensate che per Medved tutto questo si tratta di carta igienica, utile per pulirsi il sederino. Insomma. Sono cose queste che a me turbano, scioccano, no? Io mi sentirei male se fossi Putin. Eppure Medved minimizza il tutto dicendo tanto si tratta di carta igienica, utile per pulirsi il proprio sedere, il proprio deretano. Iscrivetevi, commentate, ciao da Leandro, narratore italiano.